lodato, mio Signore, con le tue creature, specialmente frate sole, la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di altissimo Signore porta il segno. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Fratelli e sorelle, il Vangelo di questa settimana è molto bello, come sempre, è un Vangelo che ci parla di vacanze, è un tempo estivo questo che viviamo, tempo di vacanze, molti di noi sono in montagna, al mare, per vacanze più o meno lunghe. Allora ecco, il Signore ci dice una parola importante e il Signore, ecco, vedendo tornare gli apostoli da una missione, da un lavoro molto impegnativo nel quale li aveva egli stesso mandati e vedendoli tornare affaticati, dice loro: venite in disparte, mettetevi da parte e riposatevi un po', perché il Signore sa bene che tutti noi abbiamo i nostri limiti, che tutti noi abbiamo bisogno ogni tanto di fermarci per riposarci, e la vacanza certamente è questo momento per tanti di noi, il momento in cui ci fermiamo, stacchiamo, rallentiamo i tempi, per cui ecco non abbiamo più quella frenesia che normalmente abbiamo di fare le cose, ma ci godiamo ecco la vita con un pochino più di tranquillità. E allora ecco il Signore se lo dice anche a noi, ecco, di fare le vacanze, di staccare, di riposarsi fisicamente, psicologicamente, ma il Signore ci dice anche di riposarci spiritualmente. Perché la vacanza, fratelli e sorelle, non può essere un momento in cui io stacco la spina dal Signore, dalla preghiera, il momento in cui smetto di andare alla messa, di pregare, e questa è una vacanza sbagliata, perché magari riposiamo fisicamente, mentalmente, ma non spiritualmente, per cui ci rimane, ecco, questa fatica dentro che ci guasta un po' la vacanza, no? Non ci permette neanche di viverla pieno e di rientrare pienamente ricaricati nelle nostre attività quotidiane. Ma se vogliamo veramente riposarci pienamente, abbiamo bisogno, ecco, di dare il riposo anche al nostro spirito, anche alla nostra anima. Quindi, ecco, visto che i tempi nella vacanza sono più tranquilli, meno frenetici, abbiamo più tempo per la preghiera, anche per fare una preghiera meno frettolosa, no? Spesso la nostra preghiera è una preghiera frettolosa. Ecco, in vacanza o comunque nei tempi estivi abbiamo questa opportunità in più di fare una preghiera tranquilla, una preghiera che sia più una preghiera del cuore, quindi far respirare la nostra anima, ritrovare il giusto rapporto non solo con la nostra famiglia, con i nostri amici, con noi stessi, ma anche con Dio. Allora ecco una vera vacanza questa qua, una vacanza che ci tonifica, che ci fortifica, che ci ricarica pienamente. Per cui, fratelli e sorelle, ecco, vi invito a non mettere da parte la preghiera, non mettere da parte la Santa Messa e il rapporto col Signore in generale, perché ne abbiamo bisogno veramente, Lui che ci dà il riposo vero, interiore, intimo, profondo, Per cui ecco, ricarichiamo così le nostre energie. E poi penso che sia bello anche sottolineare il fatto che gli apostoli, tornando dalla missione, si fermano insieme a Gesù, gli si riuniscono intorno e poi riferiscono a Gesù tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. È un momento importante questo della
della vita della comunità apostolica col Signore, il momento in cui fermarsi a raccontare al Signore tutto quello che è accaduto loro. Ecco, una cosa che dovremo imparare a fare anche nelle nostre comunità parrocchiali, fermarci insieme al parroco, insieme al sacerdote, per raccontare quello che ha fatto Dio nella nostra vita, o quello che è stato, ecco, quello che è accaduto, quello che abbiamo fatto nell'anno pastorale che ci lasciamo alle spalle. Ecco, è un momento importante questo, che dovremmo cercare in tutte le nostre comunità parrocchiali di curare, di fare, perché così aiuta la nostra comunità a fortificarsi, a diventare più solida. La fraternità fra di noi in questo modo cresce perché ci conosciamo e condividiamo. Ecco, una comunità di persone che non si conoscono e che non condividono niente, non condividono perlomeno le esperienze della vita, è una comunità debole, una comunità dove non c'è una fraternità forte. Ma dobbiamo imparare, ecco, a farlo questo. C'è quella storia di quei due amici molto bella e significativa in questo senso, che dice più o meno così, di questi due amici che si parlano e uno dice all'altro: ma te mi vuoi bene? Sei un vero amico? E il secondo che gli risponde: certo, sì, ti voglio bene, ti conosco da tanto. E il primo che gli dice: ma te sai quali sono le cose che mi fanno soffrire? E il secondo che gli risponde: no, non lo so quali sono le cose che ti fanno soffrire. E allora il primo che gli dice: ma come fai a dire di volermi bene, di amarmi, di essere un vero amico, se non sai quali sono le cose che mi fanno soffrire? Allora, fratelli e sorelle, ecco un esempio significativo che ci aiuta a capire che l'amore del prossimo, l'amore nelle nostre comunità parrocchiali, non esiste se non c'è la conoscenza. E se non ci conosciamo un pochino profondamente, se non sappiamo quali sono le cose che ci fanno soffrire, cosa ci è accaduto, cosa ci è capitato. Per cui, ecco, questi momenti di fermarci, a raccontarci, a parlare, a fraternizzare, sono fondamentali per la nostra Chiesa. Altrimenti rischiamo di diventare una Chiesa di bigotti, una Chiesa di persone estranee l'uno all'altro. Viene in Chiesa, ma siamo estranei. Ma non è quello che vuole il Signore, assolutamente, perché noi veniamo in Chiesa proprio per creare, con l'aiuto del Signore, una comunità di persone che si amano come Cristo ci ama. Allora, fratelli e sorelle, penso che nelle nostre comunità parrocchiali dobbiamo sempre più andare e camminare in questo senso. E poi è molto bello nel Vangelo vedere il Signore che è sceso dalla barca e vede tutta questa folla di gente che lo cerca. E vedendo questa gente, ci dice l'Evangelista San Marco, ne ebbe compassione di loro. Ecco questa parola, compassione, che traduce una parola greca che rappresenta l'amore viscerale. È un amore viscerale quello che il Signore ha per questa gente, per questa folla e per ognuno di noi. È l'amore, cioè, di una mamma per il proprio figlio. E molto di più. E questo è l'amore che ha Dio, che ha il Signore nei nostri confronti. Ci ama visceralmente, ci ama come una mamma ama il frutto delle proprie viscere, ama i propri figli. E allora è quel Signore che ha compassione di questa gente, ha compassione di noi e soffre insieme a noi, compatisce insieme a noi, ci vede sofferenti, ci vede in difficoltà e Lui soffre per questo, non è indifferente, anzi, si fa coinvolgere dalla nostra storia, dalle nostre vicissitudini. E allora il Signore ha compassione di questa folla perché vede la loro condizione esistenziale, la condizione di un popolo che è come è simile a delle pecore che non hanno pastore. Perché l'umanità è questo, l'umanità senza Dio. Noi siamo questo, pecore senza pastore. Cioè persone che non sanno dove andare, persone che sono indifese nei confronti delle potenze malvagie di questo mondo. Indifesi siamo, non sappiamo dove andare. Allora ecco, invece la pecora che ha il pastore la conduce ai pascoli verdeggianti, la protegge dai pericoli. E così ecco, la prima cosa che il Signore fa, il primo atto della sua compassione, che deriva dalla sua compassione per l'umanità, è quello di insegnare. Si mise a insegnare loro molte cose perché li vedeva come pecore senza pastore.
L'insegnamento del Signore, fratelli e sorelle, è importantissimo. Attraverso questo ascolto, l'ascolto del Vangelo, della parola di Dio, noi diventiamo il gregge del Signore. Il Signore diventa il nostro pastore e noi lo seguiamo e Lui ci porta verso la felicità, Lui ci porta verso la salvezza, Lui ci protegge dai pericoli. Per questo è importante che siamo Chiesa, per questo è importante che ascoltiamo il Vangelo, che ascoltiamo la Sua parola. E allora, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno dei pastori, eh? Abbiamo bisogno di uomini che ci guidino verso i pascoli verdeggianti, che ci ridicano l'insegnamento del Signore. E certamente pastori, siamo pastori buoni, pastori meno buoni, pastori cattivi. La prima lettura della messa domenicale, il profeta si rivolgeva a questi pastori che allontanano il gregge, le pecore, che non se ne prendono cura. Siamo noi, siamo i pastori, siamo con le nostre debolezze, ma la nostra forza dipende molto dalla preghiera della Chiesa, del popolo. Come il Papa Francesco ci ha insegnato appena nominato Papa, ha detto a tutto il mondo: pregate per me. Perché lui, che è un uomo eccezionale, si rende conto comunque di avere bisogno del sostegno, della preghiera della gente. E così ogni pastore. Se una comunità non prega per il proprio pastore, quel pastore è molto più debole, molto più esposto alle tentazioni di questo mondo, e molto più esposto a disinteressarsi del proprio gregge per dedicarsi solo a se stesso o ai suoi affari. Ma è importante che preghiamo per i nostri pastori, fratelli e sorelle, perché possiamo essere sempre come il Signore, dei buoni pastori. Eh? E dobbiamo pregare anche per le vocazioni, vocazioni che sono sempre di meno, non ce lo nascondiamo, i nostri seminari che sono sempre più vuoti. Ma perché non ci sono vocazioni? Perché i seminari sono vuoti, i conventi sono vuoti? Forse che il Signore ha smesso di chiamare? No, il Signore allora, come oggi, chiama alcune persone a seguirle in maniera speciale, più completa. E allora ecco, preghiamo per le vocazioni, perché dipende dalla nostra preghiera. Se preghiamo, i giovani e le giovani che vengono chiamati dal Signore hanno più coraggio e hanno la forza di rispondere alla chiamata che il Signore rivolge loro. Sia lodato Gesù. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce.